Vittoria importante anche per come è arrivata, per la prestazione soprattutto, perché abbiamo fatto secondo me un'ottima prestazione da tutti gli aspetti, quindi penso che dia ancora più fiducia per diciamo, questo finale di campionato. Ecco. Sì, infatti secondo me sotto quell'aspetto anche abbiamo vinto la partita anche per sotto aspetto fisico, perché secondo tempo abbiamo dato continuità, diciamo, a quello che hanno fatto il primo tempo e abbiamo mantenuto il livello sempre alto, mentre forse il Trapani alla lunga è calato e noi siamo usciti fuori, infatti poi sono arrivati oltre a due gol qualche altra occasione. Ecco. E no, certo, comunque il capocannoniere della Serie B, quindi sicuramente bisogna stare attenti a lui come anche agli altri attaccanti, perché anche Junco è un giocatore di qualità, infatti lo sta dimostrando. Quindi, si è stati bravi a concedere praticamente nulla a due attaccanti comunque di categoria e di valore. Sì, ma penso che da qui in poi siano tutte partite della stessa importanza, nel senso che al di là, diciamo, dalla posizione che può avere il Cesena piuttosto che le altre squadre incontreremo, conta poi che il risultato sia positivo, perché dopo non c'è sicuramente sempre meno tempo per recuperare. Quindi è importante col Cesena e guardiamo una alla volta, adesso guarderemo questa. No, si continua così, cioè, perché comunque ci siamo imposti questa mentalità e poi comunque è chiaro che i punti che abbiamo fatto sul campo sono altri, però la realtà dice che abbiamo meno 7 punti, quindi dobbiamo guardare la realtà. Secondo me dobbiamo mantenere questa mentalità, ecco, una partita alla volta, e poi si vede fra un po' di partite. Ecco. Sì, sicuramente per la partita andata rimane un po' l'amaro in bocca per come è arrivata, insomma. Con un rigore nel finale che, diciamo, vista come era andata la partita, sicuramente non avremmo rubato nulla se avessimo portato a casa la vittoria. Ecco. Però comunque sono anche queste partite dove non si raccoglie quello che si merita. Però adesso vedremo questa in casa, dobbiamo cercare di farla nostra. Ecco. Ma io sono abituato a aspettare la fine per diciamo, vedere com'è andata la stagione. Ecco. Importante per me è sempre cercare di migliorarmi. Penso che in questo ambiente si possa fare. E comunque manca ancora 14 partite, quindi per fare dei bilanci sicuramente è ancora presto, bisogna aspettare la fine della stagione. Però più che a livello personale, sicuramente sono soddisfatto per come stando a livello di squadra, perché comunque stiamo facendo un ottimo campionato, quindi l'importante è quello, continuare così. Ecco. Sì, l'attacco è il migliore, quindi sono dei dati che fanno sicuramente piacere. Ed è importante anche per l'aspetto difensivo, perché comunque anche comunque gli attaccanti possono dare una mano a livello in fase difensiva e lo stanno dimostrando partita dopo partita. In più, piano piano, sicuramente da inizio anno siamo migliorati, ma era in dubbio, diciamo comunque. Abbiamo iniziato con tanti, diciamo, con ogni giocatore differente magari rispetto all'anno prima, normale, bisogna un attimo ricomporre qualcosa. Però piano piano è sempre andati meglio, l'importante è questo.
Sì, Nicola anche quando comunque non poteva giocare si è allenato sempre bene, quindi diciamo che non è stata una sorpresa poi o una cosa strana poi averlo in campo perché comunque si è sempre allenato come se avesse voluto giocare, quindi sicuramente. E senza dubbio è un elemento di qualità in più che si ha a livello difensivo, quindi può solo portare qualcosa in più, ecco.